prossimo che apri basta. No, metti che apri prossimo. Vabbè. Scusa, ti dà fastidio? No, sì, un po'. Ok. Guarda la chat. Oh, sono tutto il giorno sbagliando Rosalinda e Lucina. No, non va bene. Non so cosa non va, non va bene. Abbiamo ancora solo un voto. Un solo voto, per adesso rimane Edoardo. Se volete, aspettiamo un attimo. Se volete aiuti, perché questo è un classico del Smash Sud, del Sardegna Sud, perché... Ti emozionerebbe commentarlo? Almeno questo set potrei commentarlo io, poi... Dai, passa. Dai, passa io. Dai, dai, dai Sud, dai, problemi. Ci terrà un sacco. Bene, perfetto, torna qua cartina, spero che mi sentiate perché io mi sento benissimo. Possiamo vedere qua che dopo 200 km di distanza abbiamo di nuovo Gabri contro Franci, un classico di Smash Sardegna Sud. Come sono andati per la maggior parte? Cosa possiamo dire? In quest'ultimo periodo Franci ha il vantaggio contro Gabri, avendo le ultime due posizioni, arrivato terzo all'ultimo torneo dopo eliminato da me, e quindi solitamente adesso il vantaggio è per Franci, utilizza estremamente bene il combo game di Zelda malgrado gli ottimi problemi, gli enormi problemi di Franci con riuscire a rimanere dalla ledge e altro, mentre Gabri ha un ottimo combo game lui stesso. Vedremo, quindi è una battaglia molto 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 difficile, oltre più che combattuta molto volatile, dipende da chi riuscirà a fare il combo prima. Quindi beh, iniziamo subito, possiamo vedere da un troll into nair da parte di Zelda. Continua con i suoi up smash. Ora come ora sta... È già ben combattuta. Sì, sta iniziando bene, possiamo vedere subito come Zelda, come Franci stia dando il vantaggio. Basta una semplice combo di Mario per... stroncare tutto il lavoro. Tutto il lavoro, esattamente. Adesso stiamo iniziando a combattersi più con proiettili, tutti e due utilizzando mosse di tipo fuoco. Ottimo! Back throw? Sì, infatti. Tenta di mandarlo fuori con il flood, ma non riesce. Mettiamo con la grab. Oh, tenta la face spike, ma nulla. Mamma mia, che fear pesante che era. Sì. Ottimo, ottimo be neutral. Sì, esatto, è riuscito a respingere il proiettile di Mario. Di sicuro gli avrei fatto partire una combo molto pesante. Attenzione, down tilt può connettere su up smash e uccidere molto presto. Oh, ciao, aspetta. Ed eccolo qua, leggere Air Dodge, subito Spike. Possiamo vedere subito l'estrema capacità di Franci di leggere Air Dodge. Pesantissimo. Attenzione, rischia qua una recovery alta. Pesantissimo, veramente pesante. Continua a tentarsela con... Oh mio Dio, e batte il scudo con F smash e Gabri pareggia completamente il match. Si resetta tutto qua. Esattamente. Continua con questi up smash, wow. Up smash di predict è veramente impressionante quanto quel nair. Esatto, possiamo vedere subito il combo game da parte di Franci, che non si fa aspettare, subito 50-72% di danno subito e non è contestata. Aggressivo, ottimo two frame, ma aggressivo al massimo, aggressivo, esatto. Al massimo. Attenzione, down air. Uno di quei match che... Si fa vedere, è molto combattuta, possiamo vedere. Sì, sì. Però sembra che il vantaggio sia subito da parte di Franci. Okay. I classici forward smash, estremamente veloci. Wow, con dodge into AB, ma non uccide, Battlefield è estremamente grande. Oh mio Dio, qua rischiato e... C'è stato quel momento. E wow, la rifà, seconda volta, spot dodge AB. E ancora una volta, Franci, primo game. Best of 5. Chiede subito Gabri che chiede se è best of 5 e manda subito un sospiro di sollievo. Sarà, se continuerà così, saranno partite molto combattute da parte di entrambi. Sì, ma potremmo ritrovarci in un 2-2. Subito dire che Gabri ha bisogno di trovare qualcosa, perché questo set, magari la prima stock, è stato tutto da parte di Franci. Negli scorsi tornei del sud, la maggior parte della volta rimaneva sempre in questa maniera. Sì, sempre Franci che riesce a chiudere meglio di Gabri. Per aggressività e magia, sì. Quasi vai proprio in un triplan, ma questa volta è Dreamland. Il leather combo di Mario possono aiutare tantissimo in questo caso, e Gabri è estremamente bravo in ciò. Però possiamo vedere subito, combo incredibile da parte di Franci. Wispy Food penso che creerà molti più problemi. Prima che ha più a Franci che a Mario, ovviamente, perché Mario non ha grossi problemi con il vento. Questa volta inizia la pressione alla ledge da parte di Gabri, e continua a non farlo scendere. Se la rischia sempre un sacco. Sì, davvero. Che non è un lato negativo, non è da criticare. No, no, però è problematica per Zelda. Guarda qua. No, sono d'accordo da me. Perfetto. Possiamo vedere quindi Mario che continua a tenere off stage. È ottimo fail da parte di Pesantissimo, Franci. Pesantissimo.
Gli ha fatto recuperare molta percentuale roll. Persa. Sì. Adesso di 9 kill percent. Un altro fair, potrebbe chiuderla. Up smash, tenta di leggere la roll, ma niente. Ancora cerca l'air dodge, ma non riesce a spikeare. Sì, sì, la cerca sempre Franci, no? Non si fa, si fa rispettare. Ottimo forward smash in neutral, ma non chiude. Dreamland è estremamente grande, malgrado la voleva tutto. Prima partita che vedo di Franci con Zelda io. No, Franci è un full main Zelda, non ha nessun secondario. Metodologia di gioco. Oh, legge la roll e questa volta up smash di Gabriel, lui a chiudere la prima stock. È stata la mia prima partita, Franci. Vero. Finita 2-1. Per lui, sì. Cosa hai giocato? Pikachu. Attenzione. Prime due partite Pikachu. Attenzione, possiamo vedere Gabri alla ledge. Ottimo dash attack e ledge, ribatte lo spot dodge. Sta giocando anche così tanto aggressiva. Sì, è sempre aggressivo. Giocavo molto più aggressivo io. Però Franci è sempre aggressivo. Franci smash è entrato di ritmo. Perfetto. E attenzione, adesso con l'enorme range da parte di Mario può chiudere con una ladder. Non chi? No, ancora. Forse un back throw. Sì, un back throw avrebbe potuto uccidere. Oh, batte il down air con un up B. Cioè, comunque, da dire che Franci si sa adattare alle situazioni all'avversario. Esatto, riesce a mantenere uno spacing perfetto. Attenzione, ladder. Eccetera, combo da parte no, di Kiragami. No, solo up B, non cerca di chiuderla lì. Pressa un sacco. Oh, up smash, avrebbe potuto ucciderlo. Mia, proprio. Penso che si stia adattando. Sì, Gabby sta andando estremamente bene questo secondo game. È un forward smash, legge il roll. Esatto. Perfetto. Però. Vediamo, come abbiamo già visto, Franci con una semplice combo può richiudere il match, può riportare il match in pari. Down tilt, un ottimo combo start, down throw, nair. Che belle combo, che belle combo. Non abbastanza. Oh, fantastico Daring Qua per. Non te di più. Sì. Down throw, tenta la spike, la prende! Pesantissimo. 1-1. Gabri, con un grandissimo statement, pareggia il set. Stiamo iniziando a recuperare la lente. Esatto, rispetto tantissimo Gabri. Ottimo. Penso lavoro. Che continuerà così. Cioè, se continua così diventa uno dei migliori match della serata. Ma io già subito ho detto, questo è un set classico al sud. Si beccano sempre nella parte alta delle bracket, quindi... Se nella top 8 rimane così le partite, penso che saranno una delle migliori. È stato un errore di stage, noi non giocheremo sicuramente nella Clock Tower dell'Umbria. E attento, tu una roba. Sì, no, per niente. E non c'è la pausa, facendo, quindi si suicideranno. Manco per idea, è legale. Quindi è molto poco. Vabbè. Veramente. A me, come possiamo vedere, hanno scelto questo stage per mostrarci che ora erano nello stage dell'Umbria. Quindi, rispetto. È un casino che non gioco con lui. Quindi vediamo dove cosa faranno. Dove manderà Franci. Mi aspetto un ban del... Non penso... Oh, si va a smashville ovviamente. Non tenta il Town City per il rischio della LAD. Vai. Cioè, si parte subito con proiettili da parte di Franci e carica il flood da Gabri. Vediamo subito il combo start e down tilt to up tilt, ma non chiude troppo. Down throw, down air. Oh mio Dio, subito. Mamma mia, stava per entrare la spike. Sì, sicuramente. Impressionante. Ma questa volta, come stavo vedere, ha recuperato subito. Sì, è bellissima. Ottimo, veramente un recupero magnifico. Tenta, per di nuovo Gabri tenta con il suo proiettile al camping. Oh mio Dio, apere. Mamma mia che paura. Tenta il cifrenco dal fireball. Oh, tenta un tomahawk ma viene battuto dal down tilt. Molto più aggressivo Mario in questo inizio. Sì, ma possiamo vedere che sta usando estremamente bene le fireball per battere lo spacing da parte di Franci. Un'altra fireball e tenta di nuovo il flood per eliminare la recovery di Franci, ma nulla da fare. Ottimo F-Tilt per tenersi fuori dallo stage. E siamo di nuovo even, come vedere. L'F-Tilt sto notando che fa molti... Ha un'ottima range soprattutto, quindi sì. Mario non può approcciare con quella mossa. Contro quella mossa. Ottimo, ancora Fireball per prendersi la grab, ma non riesce contro il neutral B di Zelda. Continua, ottimo. Penso che sia una cosa che ormai Franci ha capito. Sì, penso di sì, ma devo vedere qual è la sua risposta ai Fireball di Mario. Cioè, vedi, come possiamo vedere, non riesce, non ha una risposta e continua a prendere percentuale. Sarà tanta. Attenzione. Frontal B, che ci sta un sacco. Attenzione, qua ma è un semplice up smash e Franci può dire addio alla sua prima stock. Pesante. Attenzione, oh! Invece viene battuto da un appello soft air. Invece è inaspettato. E invece è Franci a chiudere la prima stock. Ma vediamo. Vediamo se Gabri. Vediamo se Gabri riuscirà subito a pareggiare. Ecco qua, tenta il tomahawk up smash. Oh mio Dio, Edge Cancel, ottimo Edge Cancel, ma legge il roll e up smash. Perfetto. E la pareggia. Se ne pari. Down throw.
Nel, ma non connette. Non l'ha collegata. Però con il B è riuscita lo stesso a portare dei danni. Sì, sì. Che non è male. Posso vedere. E Nail, questo è un Nail. Intero match con combo game da parte dei due giocatori. In questo continua momento a pressare a terra, lo sì? Faceva atterrare. Sì. Vedere, attenzione alla piattaforma. Gabri sta cercando un roll. E batte lo spadoggio con un forward smash. Vediamo se riuscirà a uscire fuori dalla ledge. Il punto peggiore per Zelda. È ottimo, un get up attack. Batte il. Qualunque cosa che dovesse fare Gabri. Secondo me si aspettava di nuovo una roll. Probabile. Attenzione, down tilt, down air off stage. Ritorna alla ledge, Zelda. Ritorniamo comunque su. Oh, terza volta cerca di nuovo la roll, ma non la trova. Fireball, ma questa volta viene parata. Down throw into Nair, ma non connette. Attenzione, adesso è tutto. Oh, yeah, ottima F-tilt. Oh, ottimo. Forward smash, batte il B e uccide con un ottimo twist al forward smash. E Gabri si riporta in vantaggio 2-1 dopo il primo game. Diciamo. Con totale dominio da parte di Franci. Giocate inaspettate. Sì, ma il Mario. Gabi riesce a trovare il suo smash. Che è la parte principale per ogni Mario main. Molto, molto belle queste parti. Sì, devo metterla. È veramente un ottimo, ottimo set. Sono read pesanti, secondo me. Sono read che se vengono punite ti portano. Ti possono portare anche in un grosso peso mentale. Ma vorrei sottolineare il recupero comunque di Gabri da 1-0 a 2-1. Sì, devo dire. Adesso si porta il passo dalla vittoria. Esatto, questo è tournament game per Franci. Perché siamo in losers. E si va in uno start, mamma mia. E possiamo vedere subito. Siamo ritornati a Battlefield. Uno stage ottimo per tutti e due i giocatori. Più per Franci, direi, però. Cioè, Gabri è sempre stato più un giocatore da Town and City e Dreamland. Però inizia subito. Controllo da parte di Gabri, che non lo fa rimanere uscire dallo stage. Lo aggressivo. Esatto. La maledizione significa perché Gabri ha sempre avuto difficoltà. Sì, devo dire che questa volta, invece, dopo una sconfitta strana nel primo round da parte di Gabri, si sta facendo valere in questa top 8. Battendo uno dei suoi demoni principali. Ma sia come main oppure proprio il player in sé, secondo te? No, è proprio il player, è Franci che in quest'ultimo periodo ha avuto un ottimo download su Gabri. Ma possiamo vedere invece che Gabri continua a tenerlo alla ledge. Ottimo tramp. Mamma mia, quella ma spike l'ha salvato. L'ha salvato sì, da. Perché main. Quello era un fantastico tramp, ma nulla, niente da chiuso. La smash di Rito ci sta un sacco. Attenzione, ottimo down smash e lo riporta off stage. È veramente tutto. Torniamo questo set in una situazione sì. Di peso verso Zelda. Sì, questo, tutto il set è in vantaggio di Gabri grazie a questo gioco off stage. Questo gioco alla ledge. Il ledge tapping di Gabri è incredibile. Mentre adesso mi ha colpito da un get up attack. Ottimo per fare spacing. Per sì. Prendere la oh mio Dio oh non chiude con forward smash. C'era, è stato troppo lento. Però continua sì. Però continua a essere off stage. Cerca il face spike. Oh, ottimo down tilt, ma non è stage spike, perfetto. È soltanto off stage. Un'altra se volta. La ritenta sempre. Oh, quello doveva essere down smash. Oh, fantastica grab. Smash. E cercava la fail piazza. Sicuramente. Riesce a vedere un po' Zelda a fare danni. Wow. Mamma mia, Gabri sta dominando nel suo ledge trap game. È incredibile. Sempre comunque a fare up smash. Che predico. Alla roll. Questa è tipo la terza stock presa da Gabri in questo modo. E adesso sinceramente il dominio è tutto da parte di Gabri questo game. Ma soprattutto continua a essere molto aggressivo. Sì, devo dire, sì. Franci, però Franci adesso il recupero lo può fare lo stesso. Sì, cioè, ma sinceramente non mi aspetto, Franci. Oh, ottimo base. Ottimo base sweet spot. E la pareggia, malgrado il completo controllo da parte di Gabri. Vediamo se Franci riuscirà a farmi rimangiare le parole. Down air. Beh, vedere una quinta partita non è che mi dispiacerebbe. No, neanche a me, sinceramente, che i due stanno giocando estremamente bene. Mamma mia, però pesante. Continua a rimanere alla legge. Zelda non riesce a fare niente. Lo sta leggendo, quel Bear è perfetto. Oh, colpito. Attenzione. Nair, mamma mia. Penso di che nuovo un altro Nair? Sì. Attenzione. Continua a leggere il roll. Up tilt, e possiamo vedere subito il combo game da parte di Franci. Che ansia, mamma mia. Oh. Ottimo up smash, ma non è abbastanza per uccidere. Battlefield è gigante. Sì, ma soprattutto essendo Battlefield uno stage gigante. Lì poteva sì. Perdere. Attenzione. Attenzione. Oh, fantastico il game. Perfetto. Adesso siamo in even game. Cosa succederà ora? Però ritorna alla ledge Franci. In kill percent. Tutti e due più o meno in kill percent con le loro mosse più forti. Siamo in uno status di vera ansia. E continua a non uscire alla legge. Ottima grab. Mamma mia quella presa. Cerca il face spike. Ma niente. Attenzione, farà roll. No, ottimo jab. Jab. Oh, smash, ma niente. Attenzione. Non l'ha già bloccato. Oh, Dio, legge il roll. Ragazzi, partita bellissima.
Game 5! Che recupero di Francia! Pesantissimo, veramente incredibile. Sto sudando per Game 5 per tutti e due. E se arriva il Game 5, signore. Attenzione, ragazzi. Questo è veramente un grandissimo set. Forse è uno dei set più combattuti dopo Anderson e Riggio. Veramente spettacolare. Questo è veramente spettacolare. Vediamo adesso dove manderà Gabri, perché sicuramente bannerà Town. Quindi mi aspetto o un ritorno a Battle o un ritorno a Dreamland, perché tutti e due apprezzano tantissimo i triplat. Cioè, Lylat, secondo te come sarebbe? Non penso che Gabri andrà a Lylat. No, invece non banna. Quindi Gabri Bros può scegliere Tamen City. Qua di nuovo le ladder combo di Mario possono portare la rovina per Franci. Intanto Alex. Starta subito con Franci. Impressionante. Riesce sempre comunque a stroncare la combo base di Mario. Sì, è veramente. Ciao Gagaman. Oh mio Dio, Generog, possiamo vedere tutto. Ciao Generog. Generog assolutamente ha ragione. Che set, signore e signori. Questa volta il vantaggio è tutto da parte di Franci. Anche se con un po' di rage. Oh, fantastico power smash, ma trade con down tilt. L'ha aiutato Jones. Down throw. Oh wow, cercava. Spezzato. Sì, cercava di finire la combo. Town and City, ma lo stai con delle blast molto basse. Da un certo nair comunque sto notando che fa tantissimo. Estremamente da forte, sì. Mamma mia, spettacolare. È una delle migliori combo tool da parte di Zelda. Oh mio Dio, down smash, ma può recuperare. Sarà il down smash. Sì, che ovviamente finisce, recupera. Questa volta continua down smash. Ma non penso. No, invece no, down smash. Attenzione, e questa volta è la stock situation per Gabri. E questo è il tournament stock anche. Mi piace vedere cerca Franci, il first strike, vediamo che se comunque riuscirà. Rimane alcune volte anche immobile, comunque se la prende contro la sì, ha uno stile estremamente calmo. È una cosa che apprezzo, cioè difficile secondo down me. Down throw, pair, cerca la B, ma niente. È aggressivo a sì, è uno stile più calmo, devo ammettere. Vediamo se Gabri forse riuscirà. Forse è quello che l'aiuta. Vediamo se Franci riuscirà a prendere extra credit con questa down throw. Ma no, cerca l'air dodge. Up smash, prendi piano di ultra. 34% pesante. Non è niente per recuperare per un Mario. Quindi siamo even. Last stock per tutti e due. Mia. Double down air. Si arriva alla fine con un sacco di hype. Attenzione, questo è last stock per tutti e due i giocatori, ragazzi. Ottima fireball. Questa volta è il nair a battere il nair di Mario. Questa volta il ultra B viene punito da un ottimo forward smash. Continua a prendersi pesante. Stage a per attenzione. Siamo a Town and City. La ladder di Mario potrebbe finirla. Down tilt, ma niente nade. Ancora down smash. Come una mossa per spazzare via Mario. Ottima gab. Ferma, non prende pesante. Down throw a per. Cerca il face spike, ma niente. Oh mio Dio. Piccolo spacing. Sicuramente Impressionante. No, down throw, down tilt up nail. Sì, adesso è a B, percent per Zelda. Tutti e due possono finirla con un ottimo smash o una B. Mamma mia, ancora che ansia, ragazzi. Ancora un po' al limite Zelda, comunque. Sì. Veramente sono partite pesanti. Chiaramente, con tutte e due. Down tilt, Ledger, no, mamma mia. Assolutamente chiusa la porta via. Sì, up smash la chiuderà sicuro. Ci deve provare, Gabri. Attenzione, down tilt, Aper, non prende, avrebbe ucciso. Aper avrebbe preso. Forward smash, attenzione, adesso il Franci inizia a fare forward smash. Down tilt. Ottima recovery, secondo me. Continua. Oh! E Franci vince! Oh mio Dio! Appi! 3-2, partita magnifica! E Franci continua il suo dominio su Gabri. Incredibile! Io non me l'aspettavo. Congratulazioni a Franci che continua la sua run. Mamma mia. Si farà di sicuro rivedere. Sì, sicuramente. Ottimo set. Sono a livello pari, nulla da negare. Però continua Franci, continua a superare Gabri. È un altro set a favore di Franci. Questa superiorità. Possiamo vedere.